Milano sia inequivocabile. È il doppio risultato che ci penalizza e che ci deve far riflettere a tutta la coalizione di centrodestra. Il primo è la vittoria al primo turno di Sala con un distacco ampio, molto più ampio dei voti che la coalizione di centrodestra aveva in tutti i sondaggi e avuto in tutte le elezioni passate. Siamo al più basso risultato del centrodestra a Milano, per tutti i partiti e per tutte le liste. Il secondo è il peggior dato nella storia della città di Milano sull'affluenza ad un candidato sindaco, delle votazioni per le elezioni comunali, meno del 50%. È evidente che non siamo stati in grado tutti di mettere in campo una proposta credibile, alternativa al sindaco Sala. Non è colpa di Bernardo, è colpa che se tu arrivi a fare la scelta del candidato al sindaco l'ultimo mese, è sembrato che fosse le selezioni di X Factor con i candidati che andavano dalla A alla L e sembrava che fosse l'ultimo che trovavamo, poi doveva candidarsi a sindaco, non abbiamo dato quella sfida che deve sempre una coalizione di centrodestra che vuole governare l'Italia, che vuole governare anche Milano o le altre città, credibile. E quindi dobbiamo riflettere, mi sembra che Matteo Salvini, che è il leader non solo della Lega, in questo momento è il leader della coalizione, e se sei il leader della coalizione devi avere anche la capacità di sintesi, di raccolta, di capire come il centrodestra, non solo la Lega o Noi con l'Italia o Forza Italia, ma come tutto il centrodestra può vincere e tornare a governare. Quindi lei immagina ancora un centrodestra a trazione Lega o qualcosa cambierà dopo questa riunione che ha chiamato Salvini entro novembre? Come ha detto Berlusconi, e condivido, noi ci siamo dati delle regole. Le regole sono che il leader del centrodestra è quello che i cittadini scelgono dandogli più voti, e Salvini, fino a prova contraria, oggi è il leader del centrodestra. Il tema però è che il leader deve fare la sintesi per tutti, deve tener conto che la coalizione di centrodestra non vince se non candida persone credibili o persone moderate, che ci siamo arrabattati su civico o politico e poi abbiamo visto come in Calabria che il problema era candidare persone che potessero nel breve tempo possibile raccogliere il consenso. Mi sembra che abbiamo due sfide importanti, Torino-Roma, siamo uniti e ovviamente cerchiamo di vincere almeno queste sfide al ballottaggio e poi dobbiamo metterci la faccia, e quando i cittadini votano e se non hanno compreso la nostra proposta politica ovviamente non ci seguono. L'altra cosa è che io avrei evitato in tutto questo periodo di rincorrere i Novax, di rincorrere i No Green Pass, e avrei parlato esattamente della nostra capacità di governo, che è quella di essere seri, responsabili, concreti. Tra l'altro il governo Draghi sta spiazzando tutti, se noi non capiamo che il governo Draghi sta creando uno spazio enorme alla proposta politica di centrodestra e la raccogliamo nel tema della serietà, della concretezza, del dire la verità ai cittadini, dell'affrontare le difficoltà, del mettere i cittadini prima dello Stato. Cioè sono i grandi temi del centrodestra, di cui fanno parte anche la sicurezza, l'immigrazione, eccetera, eccetera, ma sono i grandi temi del centrodestra, le tasse, il non reddito di cittadinanza. Comunque io credo che Salvini abbia chiamato una riunione della coalizione di centrodestra, mi auguro che si faccia al più presto, ci sono stati momenti in cui non ci si è visti per 3-4 settimane e poi dicevamo che eravamo tutti uniti, e credo che in quell'occasione leggeremo con attenzione i dati. Adesso la sfida è comunque cerchiamo di vincere almeno il ballottaggio di Torino e di Roma. Ma non eravate uniti? Lei ha detto ci dicevamo uniti ma non lo eravate davvero. No, non eravamo uniti nel senso che ci siamo presentati uniti oggettivamente molto meglio che del centro-sinistra in tutte le città in cui ci siamo candidati, compreso le regionali, ma poi la percezione dei cittadini è quella che delle proposte concrete che fai. Quindi Bernardo è stato attaccato più dal centrodestra che dal centrosinistra. Sì, però una volta che l'abbiamo candidato, cioè voglio dire, noi ci siamo assunti la nostra responsabilità come con Italia, abbiamo presentato una lista, ci siamo messi la nostra faccia. Secondo lei c'è stata troppa destra in questo centrodestra, secondo gli italiani? Cioè, questa può essere La Lega e Fratelli d'Italia fanno la loro politica, ma la Lega e Fratelli d'Italia da soli non vincono e non si diventa forza di governo. Questo è il dato. Manca un collante e il collante lo deve fare il leader. Berlusconi era il collante e noi ci arrabbiavamo con Berlusconi quando dicevamo che dava più spazio agli alleati, più spazio alle sensibilità, perché il collante è quello di individuare non l'espressione di un candidato di un altro partito, ma l'espressione migliore che potesse rappresentare la collettività. Qui si tratta sempre di leggere bene i dati, di capire la lezione che i cittadini ci hanno dato. Abbiamo le elezioni politiche nel 2023, abbiamo delle elezioni amministrative importantissime l'anno prossimo, lavoriamo, c'è l'elezione del Presidente della Repubblica, cioè ci sono passaggi importanti dove il centrodestra non deve essere unito solo a parole, ma deve essere unito nei fatti. Attenti a tutti,
non solo a chi oggi prende il 30% dei voti e che magari domani ne può prendere meno, o che prima ne prendeva il 30 e ne prende l'1,5, il 2, il 3, come ci auspichiamo di prendere noi come noi con l'Italia. Giorgetti può essere un collante? Ma io credo che il problema non è, i leader sono determinati dai partiti e dagli elettori, quindi oggi il leader è oggettivamente Salvini, la Meloni di Fratelli d'Italia, Silvio Berlusconi, quindi poi ognuno all'interno dei suoi partiti decide chi è e chi fa la sintesi, ma non è questo il problema, mi sembra che il problema oggi sia altro ed era evidente a tutti, cioè quando tutti i sondaggi danno il centrodestra maggioranza nel paese, tutti i sondaggi in tutte le elezioni amministrative di tutte le città davano comunque il centrodestra oltre il 40%, e poi a Milano prendi il 30, 32, 33, ma qualche domanda ce la dobbiamo fare. Un po' di amaro in bocca per non essere... Lei pensa che la recentrista abbia votato più a sinistra adesso? No, io penso che tanti nostri elettori non siano andati a votare, lo vedremo dai dati. Io penso anche ai miei elettori, penso agli elettori di Forza Italia, cioè noi abbiamo una tradizione nel nord del paese molto importante e quindi... credo che non siamo, ma la colpa non è di Salvini o di della Meloni, la colpa credo sia assolutamente nostra, noi dobbiamo rimboccarci le maniche e credo che il centro del centrodestra debba ritrovarsi, io ho già chiamato Berlusconi e credo che ci vedremo anche in settimana, perché dobbiamo rimettere in campo, non inseguendo né Salvini né la Meloni, le nostre proposte, rimettendo insieme una proposta che sia seria e credibile. Comunque che cosa gli ha detto Berlusconi? Beh, Berlusconi mi sembra che si è espresso ieri, era molto molto contento della vittoria in Calabria. Grazie.